È una festa di colori e di gioia quella che accoglie il cardinale Scola nel comune di Zivido San Giacomo presso la parrocchia San Giacomo. Che bello, tanti amici, noi siamo felici e questo grazie a te, grazie a Gesù, grazie a Gesù. La settantina di piccoli che frequentano l'omonima scuola materna parrocchiale con le loro magliettine rosse cantano, offrendo un primo benvenuto a sottolineare la ragione per cui l'arcivescovo in questa realtà, l'ultima alfabeticamente della diocesi di Milano, è geograficamente periferica, ai confini con la diocesi di Pavia. Si festeggia infatti il 70° della scuola materna, con lo sguardo rivolto anche ai 500 anni della Chiesa, che alcuni documenti attestano dal 1517 nel contesto di una comunità conventuale di carmelitani scalzi. Insomma, una realtà dalle solide radici cristiane, ma attenta all'oggi e impegnata in modo particolare appunto nell'educazione. È meglio girare con i pantaloni rattoppati, ma non far mancare l'educazione ai nostri ragazzi. Poi la breve processione. L'arcivescovo arriva nella chiesa, raccolta e bella, con i suoi affreschi cinquecenteschi, alcuni di scuola luinesca. Sappiamo quanto lei tenga l'istruzione al mondo della scuola. Le chiediamo parole di fiducia per coltivare l'attenzione educativa. Costruire un nuovo umanesimo è possibile ed è avventura stupenda. Il futuro passa dalle nostre mani. Dice il parroco, don Alessandro Giannattasio, che dà lettura anche del telegramma inviato dal Papa. Siete una bella espressione del popolo santo di Dio. È significativo che qui siano presenti tutte le generazioni, dice il cardinale aprendo la sua omelia. Per me, per la mia esperienza di 26 anni di servizio episcopale, questo, il momento della celebrazione eucaristica insieme al popolo, è certamente il più bello, il più stimolante e che è di molto aiuto al mio cammino cristiano e alla mia conversione. La scelta di mantenere aperta la scuola, pur con grandi sacrifici, è un segno espressivo molto elevato della vita di queste realtà parrocchiali e anche della loro incidenza civile. Così facendo, voi non solo edificate la Chiesa, ma contribuite alla vita buona in una società che è molto cambiata e che è diventata plurale, in cui molti hanno visioni della vita che sono diverse rispetto a quella cristiana, ma che noi vogliamo comprendere mediante l'ascolto, mediante il reciproco aiuto, riconoscendo il fatto prezioso che dobbiamo comunque vivere insieme. La riflessione passa alla festa liturgica del giorno, la Santissima Trinità, che ci mette a contatto con il mistero centrale della nostra fede, il disegno che Dio ha su ciascuno di noi e renderci suoi figli nel Figlio. È Lui che ci accompagna nelle nostre gioie, nelle prove della povertà, nell'esclusione, nel dolore, nelle difficoltà del lavoro. Con Lui possiamo crescere in pienezza, il cristianesimo diventa così autentico umanesimo. Ma domandiamoci, che ne è di Dio nella nostra vita? Ci ricordiamo di Lui? Mi rivolgo a Lui di tanto in tanto, per esempio, aprendo la giornata dopo esserci svegliati con un segno di croce così semplice, ma che ricorda l'amore della Trinità e il dono che Gesù fa di sé sulla croce. Chiudendo la nostra giornata prima di addormentarci con un'Ave Maria alla Madonna, che ha il compito di portarci a Gesù, così come Gesù ci porta, per quanto ne siamo capaci, nel cuore della Trinità. Ecco, questa è la raccomandazione che l'arcivescovo vi lascia. Almeno questi due gesti ogni giorno, vi raccomando di volervi bene, ma di volervi bene nel Signore. Bisogna imparare ad amare, lo dico soprattutto ai giovani. Alla fine ancora alcune raccomandazioni precise, per quella che è un poco una visita pastorale. Andare verso quella che chiamiamo la comunità pastorale, che non è anzitutto un modo per venire incontro alla mancanza di sacerdoti, ma è un modo per rendere più vera e più missionaria la nostra comunità.
chiaro in tutto ciò il ruolo cruciale di un laicato maturo. Questo implica anche una formazione sistematica dei laici, perché voi dovrete prendere sempre più responsabilità non soltanto nel mondo come cristiani, ma anche nella Chiesa stessa.